petto a Lini. Mamma, signora Lini. Facci mettere tutti, dai. Ma che ride? Vai, vorresti fare un tabacco nel giorno? No, non possiamo! No, eh? Facci troppo dito. Non mi faccio facci tabacco. Non mi faccio tabacco. No, signora, qua è più... No, ogni dove è tanto. Continuasse a soffrire i mulini. E quando ora la va bene.
mia. Come mai da queste parti? Non vi do la mano perché è sporca di cucina. Noi oggi festeggiamo lo scampato pericolo che noi si fa. Sì, perché a questo io alla mia stagione e il vostro nipote al Camposanto. E voi pure festeggiate questa data di famiglia, sì? No, voi ci avete mandato quella lettera stamattina. Festeggiate. La lettera? La lettera di licenziamento. Ah, come facile, con un impiegato in meno. Ho atteso il tempo necessario e poi ho provveduto. Ho assunto un bravo giovane sulla settantina, di quelli che si innamorano difficilmente e che difficilissimamente fanno perdere la casa dei figli dei principali. Senti quanto è indisponente. Io sento, non parlate a bassa voce perché io sento. Saluta a lui. Mo come faccio? Mica lo posso mettere in mezzo alla strada. Don Bettina, noi possiamo stare in mezzo alla strada. Oh, ma voi avete altre risorse. Voi dite a vostro nipote che si fa una mezz'oretta di sonno. Si sono andati parendo rosuia. E poi su gioco l'angolo, un terzo, vince e tira avanti. E poi avete i 4 milioni da quaterna. Ora inizia a ritirare da no. Non ancora. Se ti cantiamo bisogna. Buongiorno a tutti, signori. Caro Don Ferdinando, vi ringrazio tanto dell'invito. Vedo con piacere che vi siete messi in santa pace di Dio, con la famiglia e con gli amici. E questo mi fa gran piacere. Chi ce l'è? Un bicchiere acqua e anzi. Proprio, bravo, con gusto, va bene. Accomodiamoci con la festa. Agendizza. Io sei. Ma c'è una cam piuttosto in aprile, ma tu guarda di caccia. Grazie. E io esco pazzo con l'acqua e anche. Evidentemente,
Insignificante, ecco la perdita,
vostro padre, no? Giuro quando mi sigo.
qualunque cosa è successa anche lì tu, non in Giazzi Cavolo. Ecco, ora continuo. E mi parla da mezzo, un affo! Ora, donna, calma, e noi siamo che bene le educate. Ma stava aspettando un po' per e tu chi sei? Oh, lui, scusate, che da solo me ne calma, ma da sa guarda! Sentite, che volete, la città prese? E già dove è? Io non so che mi prese. Noi è per i precedenti che stiamo qua. Dov'è l'avvocato? Mi chiamo Strumillo! E babbo, Strumillo, Strumillo, l'ha pensato! Mi chiamo Strumillo, signor! Oh, signorine, siamo signorine! Tutte e due! Ecco, tutte e due! Non c'è limite alla provvidenza! È vero, padre! Ah, certo, quella è infinita come la pazienza! Sì.
Esatto. Ha detto a mia moglie, voi siete innamorati di mia figlia. È perché voi non lo sapete? No, l'ha già saputo, ma la tradiscerò. Dunque, siete innamorati di te? Sì, sì. E io accontento al matrimonio, no. E prendete posto. Donne mie, accomodate pure voi, c'è un posto pure per voi. No, a tavola sta mai scritta, Forza, andiamo via tutti. Detto lì. Però, la tua sfida della Patricia, tu mi auguri ben assai. Perché, caro mio, io voglio capire una cosa. Voi siete tutti destini. Bertolino è venuto di sua spontanea volontà. Certo. È vero. Dite se è sbagliato. Certamente. E gli consegniamo il video. Certo. È vero. Certo. E mi ritiro il premio, e me lo metto in tasca. Perché siccome ho dato il consenso al matrimonio, mia figlia Stella porta in dote al signor Mario Bertolini 4 milioni! Però, arrivo, gli auguri bene, gli auguri bene assai. E mamma, non venirò. Perché Stella è la vita mia. No, perché sennò io... Due parolina a mio padre! Thank you.
cielo, signore.